Ma dai che giocano. Toi. Che bella oggi. Ciao, Topina. È proprio il Giuseppe questo qua, eh? Sì. Fa già un step. Ma che bella coppia, anche lei è bella. Questa è la stesa, la stivata là dentro. Beh, lui l'aveva incontrastato, pesa il doppio. Ti piace prendere con quei più piccoli. Guarda, guarda, guarda. Hai visto? Sì, sì, ma tutti così. Ah, bello, un po' di bocca. Ma proprio il gesto dello strattonare. Beh, figata quella. E poi va a mangiare, a volte ne vedo uno, a volte ne vedo l'altro. Io ho il drappo. Ciao, Topi. Adesso hanno, cos'è oggi, 20? No, no, non hanno ancora un mese. No, un po' gatto quella lì, eh? Guardala. Sì, sì, è lui. Sta leccando. Ma è lui. Purtroppo non si possono fare gli zoom con sto coso. Adesso morde con l'altro. Mi dice come strappo quello. Sì, sì. Ciao. Anche quella là, anche quella, guarda, ciao. Anche quella là. Guarda. Ciao! Anche lei un po', eh? Sì, tutti, come dici tu. Sì, è più bruttina, un po' più... Anche se in realtà dicono, no, abbiamo vederli appena nati e poi dopo. Adesso... Non stanno appena nati. Non è lì, non è cosa che adesso per le vispi si stanno svegliando, questa è dormendo prima. Dove le hai? Ah, lì, ci ho dato via un altro. Ma a Peggy niente, va a farsi i fatti suoi. Ma è stato qua fino adesso. Poverina, scusa. Mazza, si è messo giù pelo, ragazzi. È così, ma perché si agita così con la stella? Perché ci sono fuori. La coperta mai i miei cuccioli l'avevano considerata. No? Davvero? Mai. Quindi questi sono più, hanno più bocca dei... Andavano tutti sui giochini o sui fratelli. Mai nessuno mi aveva preso la coperta così come fanno loro. Loro vanno proprio sulla coperta. Sì. Vanno sul pelo loro. C'è due che giocano, che l'altro vuol dormire. Se non ci fa. Come io fare vorrei dormire, se non vi dispiace. Granarolo che ha la tecnica del lottatore di sumo. Sì, sì, ride, sì, sì. E poi fa. Sì, sì, anche se ce l'ha in mano, proprio giù mi stringe qua. Ti sentono già, sì? Sì, sì. Infatti dormivano, siamo arrivati noi e si sono presi un colpo. Sai che fine. Quella mi piace che ha sempre la coda su. C'è sta coda da cane da orso della Carella. Beh, lui è. Sì, sì, ma lui è troppo un figo. Un bel gancio. Ciao, amore! Ma poi guarda come corta. Come piacciono a me, tutti i trugni. Sembra che abbia avuto un incidente da piccoli. Schiacciati. La pega è più lunga. La pega è più lunga. Anche Jimmy non mi sembrava corto vederlo. No, non è lungo Jimmy. No? No. No. Più lunga la pega. Carissimo, che fa. Tanto che vai da piccola ti dice qualcosa? Che già grinta! Che già grinta! Facciamo sentire la voce noi! È vero? È vero? Non ti cazziamo da grande perché è un bambino.
Ma io della Bayer non sono preoccupata, perché per dire i miei, la Zicchi, la Mixi, quella cucciolata lì. Ciao! Non ha Bayer di più. Sì? Porca e adesso materia. Niente? No, Bayer ancora, ma non sul lavoro. Cioè se tu li... Io non ho mai avuto un cane che mi abbaia nel lavoro. Mm-hmm. Si tratta di canalizzare... Però sono dei grandi abbaioni, gliel'ha passato la sclero. La sclero è una abbaiona. Oh là là! Mi sono addormentata. La sclero abbaia tutti, cioè, i salti col riporto. Lei abbaiava all'andata, abbaiava prima della presa e abbaiava al ritorno. Tutto così. Beh, anche salto. Per quello ho giocato l'Australia, Nia. Mi sono già divertito abbastanza con l'Australia per quelle cose lì. No, con la ma perché... l'Australia è diverso, non ti consiglio. Invece il mio non abbaia nessuno. Beh, è già finito, tutta l'attività è già finito tutto? Tranne il granarolo, che c'ha da fare, devi mantenere quattro donne. C'ha da fare lui. È vero. Quella svenuta è la tricolore lì a destra, giusto? Sì. Sì. Bop. La Peg si preoccupa se gli fai sentire il giochino. Ah sì, non è abituata. Se vediamo dove. No, ma lo guarda e poi cerca di leccarlo come fosse un cucciolo. Cioè, non lo so perché sta male questo qui. Ovvero. Ma lei poveretta non aveva messo un gioco in vita sua con la stella. Ha visto quattro calci. In canile, quattro calci vi andrà. Esatto. Lei gli tira la pallina e fa così. Non va a venire perché mi picchi. Poi se la lasci da sola, lei gioca da sola. Quando non la vede nessuno, si avanza da sola. Ah, sei arrivata anche te. Un gesto così di circostanza. Ma prima non riuscivo, l'ho obbligata io ad andare fuori, perché stava qua con noi. Va bene, l'ho preso se stessa, cioè è metà di prima. Sbatto tutto il... chi è che piange? Cosa è successo? Tutti. Chi è? Chi è stato? Ciao, carino! Mamma mia, che bel cane, sai... Il mio nomino. Insomma, Riccardo, nomi? Ma nessuno ti dice nomi. Nomi, io sai che la mia condizione qual è? In famiglia votano per jingle. Ma no, che tristezza! Guarda, io volevo. A me piaceva Chase. Già meglio. Però non. Mia moglie è proprio Chase, non vuole. Vabbè, ma jingle, che triste, sembra un. Beh, Natale, jingle bell, jingle. Se no c'era... No, ce n'erano un tot, C'era... Dai, un bel nome. Cavolo, originale. Nome. Beh, non è che ce ne siano tanti di jingle. Insomma. C'è Jingle Jungle. E quindi tu cosa hai? E basta. Non hai Advantix? Non hai neanche Frontline? Advantix? Perché dice brutta... Ah. Ma no, va bene. Però dice brutte parole poi. Adesso glielo diciamo, che qui c'è la concorrenza. In altri nomi? No, ma ce li avevo, Però vabbè, in questo momento proprio sta stravincendo il jingle. Noi tre volevamo, Chase mi piaceva molto di più, era una cosa proprio un po' nuova. Ma che potevi dire con gli altri? C'era Ace. Ace? Beh, se lo chiami Ace, però... Poi. Ricorda troppo Ice e poi devi prendere quella con la fusione. No, poi c'era. Vabbè, c'era Kay. C'era Kay? Pensa che Kay forse la voleva chiamare anche perché un'altra la prende la Valeria, quella che è Jack Russell. Ah, la conosci? Qual è? Aspetta, qual è? Valeria Le Rose. No, allora no. In classe 2 con un Jack Russell ha deciso che si merita qualcosa di più. Ok. Anche lei prende un cucciolo. Beh, Valeria Le Rose. L'ho conosciuta allora, anche era lo stage. Un nome dice moltissimo, sempre stato anche Fly, però tutti Fly. Ha lo stesso problema, È venuta col marito perché fa mio marito non ne vuole sapere. Il suo marito lavora di notte. Perché ha un locale notturno. E quindi c'è a casa di giorno, un po' dorme. E però poi si sveglia e lui che porta fuori il cane all'ora di pranzo.